Eccoci di nuovo con Alessandro Iacozza, tecnico della Marabex Gaeta, un campionato sicuramente importante, ma a noi interessa il suo giudizio principalmente sul basket fondano. Poi chiaramente avremo anche possibilità di parlare della sua squadra che quest'anno ha sfiorato il passaggio in B2. Dunque, Alessandro, questa annata per il basket fondano mi sembra, scusa il giro di parole, insomma, è una cosa che capita, è andata molto bene, a parte l'amarezza finale per la Virtus Basket Fondi, ma nel complesso mi sembra che su quattro squadre, due hanno vinto il campionato, no? Sì, due promozioni che accrescono ancora di più il valore del basket qui a Fondi e che fa piacere soprattutto a noi fondani che diciamo tra virgolette operiamo fuori città. La Virtus Fondi peccato perché a un certo punto anche io ci iniziavo a credere nella possibilità di poter centrare la C1 e dispiace per una serie di eventi. Il Basket Fondi, la squadra che doveva vincere già da luglio ha confermato sul campo ciò che di buono si diceva e poi la sorpresa secondo me è l'Old Pallacanestro Fondi dei miei amici che ha fatto veramente una stagione è iniziata in sordina ma alla fine si sono ripresi alla grande e hanno centrato questa promozione che secondo me è importantissima per loro. Hanno inserito anche giocatori che tu conosci bene, insomma, i due Sì, americani. hanno inserito sia Kenneth Danson, il lungo che avevo l'anno scorso a Gaeta, e anche Ryan Taylor, due giocatori sicuramente di grande qualità che in un campionato di promozione fanno la differenza, ma lo facevano anche da noi in C2, quindi nulla da dire sul loro valore. Facciamo le differenze per queste tre società, che cosa le differenze, come si suol dire? Differenze possono essere piccole ma anche grandi, sicuramente sono state impostate diversamente tutte le società, nel senso la Virtus Fondi molto impostata sul settore giovanile che è il suo punto di forza, infatti basta guardare il roster della prima squadra della C2 che era fatto soprattutto da giovani locali. Basket Fondi invece ha puntato soprattutto su giocatori di prestigio, di grande caratura e sta iniziando piano piano anche lei a fare un settore giovanile importante, però ci vorrà molto tempo. E poi c'è l'Old Pallacanestro Fondi che da un gruppo di amici ha tirato fuori questa squadra con investimenti fatti al punto giusto, è riuscita a centrare una promozione che la piazza come terza forza di questa città. Parliamo della Virtus Basket, due battute con Ugo Romano, mi parlava che i playoff sono sfuggiti per solite mancanze di giocatori importanti nei momenti cruciali. L'anno scorso l'Argentina, quest'anno il giocatore che comunque lo straniero che comunque si è fatto male. Sì, e poi i playoff sono un campionato a parte, non c'è niente da fare, puoi avere la squadra preparata al punto giusto, puoi avere i giocatori più forti, ma secondo me molti sono i fattori, anche piccoli, che possono decidere una stagione. La Virtus sicuramente è stata sfortunata perché è arrivata a questi playoff con due elementi chiave un pochino secondo me sottotono e purtroppo anche causa una panchina con non una panchina corta, ma una panchina con poca esperienza, purtroppo non è riuscita a centrare la partita con Civita Vecchia a gara 3 e non è riuscita ad andare in semifinale, dove sicuramente avrebbe potuto fare bene. Il Basket Fondi invece in pompa magna, chiusura finale del campionato, festeggiamenti, ingaggi di due giocatori importanti, di un giocatore importante e un direttore generale appunto che è Paolo Iannucelli, quindi continua l'investimento importante di questa città capeggiata da Alessandro Lippa. Tu che ne pensi? Sì, sicuramente fa piacere perché il Basket Fondi sta diventando una realtà importante a livello regionale e tra poco penso ne sentiremo parlare pure a livello nazionale. Sono contento di questa cosa perché, ti ripeto, Fondi su questi livelli fa piacere per tutti quanti, per tutti noi fondani. Faccio i complimenti sia al presidente Lippa ma anche al mio amico Fabrizio Macaro che è diventato da poco direttore sportivo perché hanno fatto sia un grande campionato l'anno scorso ma soprattutto stanno allestendo una squadra che
che potrà dare molto anche quest'anno in C2. Invece l'Old Basket Fondi sappiamo poco, chiaramente abbiamo solo il dato che ha vinto il campionato con merito e adesso il progetto per 3 squadre diverse per l'anno prossimo. Immagino che sarà molto più probante il derby fra Virtus e Basket Fondi. Sicuramente sarà un evento che catalizzerà quelle 2 giornate tutti gli sportivi fondani. Sì, speriamo che sia un evento di sport, perché secondo me questa città merita un evento simile. Speriamo che il palazzetto, sia il palazzetto di Fondi che il Pala Virtus, siano colmi di gente, perché è uno spettacolo che sicuramente farà solo bene a questa città. Parliamo delle giovanili, hai accennato un attimo, se conosci bene la situazione fondana, ce ne sono dei giocatori per entrambe le società, per tutte e 3 società che possono essere presenti in prima squadra l'anno prossimo? Sì, ho seguito le giovanili quest'anno, soprattutto della Virtus Fondi, e ci sono diversi elementi che secondo me sono interessanti per uno sviluppo futuro in un campionato senior. Nomi non ne faccio perché non sarebbe giusto nei confronti sia di questi ragazzi che delle società, però secondo me 2 o 3 elementi validi ci sono. Per quanto riguarda invece il movimento giovanile, so che in netta crescita sia Virtus Fondi sia Basket Fondi stanno facendo le cose in grande a livello di movimento generale, e sicuramente questo darà i benefici a tutti quanti per il futuro. A quanto tu arrivi a Fondi come allenatore? Non lo so, perché il futuro per noi allenatori è sempre incerto, quindi aspettiamo un pochino di sapere che cosa si farà il prossimo anno e poi vediamo che succederà in futuro. Parliamo adesso, l'abbiamo promesso, della tua squadra attuale, con cui sei tesserato, la Marbex Gaeta, una cavalcata importante fino ai playoff, e poi è chiaro che le partite dei playoff, come hai detto giustamente tu, hanno storia a sé, quindi capita di incontrare una squadra che su 5 gare riesce appunto a dare il meglio, vincendo anche 2 volte a Gaeta, insomma. Sì, quest'anno è stata una grandissima, secondo me, annata, perché al di là dei risultati che abbiamo ottenuto in campo si è cementato un gruppo sia in campo che fuori eccezionale, un gruppo che aveva tanta voglia di allenarsi. Infatti i nostri 7 allenamenti settimanali sono stati veramente 7 grossi motivi di crescita per le gare che poi andavamo a affrontare nel fine settimana. Ci siamo secondo me un pochino montati la testa con il secondo posto finale in regular season, che un pochino ci ha deviato da quelli che erano i nostri obiettivi. Sicuramente la sfida con Anagni è stata una sfida sempre aperta, in bilico, e forse gara 3 ci è mancato qualcosina che ci poteva proiettare in finale, dove sarebbe stata la sfida con Scauri, una delle sfide più belle negli annali del basket continuo. Peccato, perché ci tenevamo e volevamo fare bene sicuramente. E comunque anche lo Scauri con questa Anagni ci ha perso, quindi significa che questa Anagni non era l'ultima arrivata, no? Sì, Anagni ha dimostrato sia contro di noi e soprattutto contro Scauri di essere la squadra di cui si diceva bene all'inizio dell'anno. Non è stato semplice portare avanti questo campionato per tutta la durata, però sicuramente è quella che ha meritato di più di centrare questa B2, e quindi va bene così per loro. Sembra che comunque hanno possibilità anche lo Scauri di essere pescato, che cosa ne sai? Sì, sentivo Enrico Fabbri, l'allenatore di Scauri, qualche giorno fa, che loro hanno fatto nel prato richiesta di ripescaggio. Sembra che le cose possano concretizzarsi, anche se ancora è presto, perché bisogna aspettare almeno metà luglio per le chiusure delle liste per quanto riguarda le iscrizioni delle squadre. Anche il Gaeta può fare domande di ripescaggio, che vi risulta? Sì, anche il Gaeta può fare domande di ripescaggio, anche se non è nelle intenzioni della società, che vuole un pochino consolidarsi in questo campionato. Quindi il prossimo anno ancora Gaeta per te? Oppure stai valutando offerte di categoria superiore? Sicuramente adesso è presto parlarne, la società ancora si deve riunire, deve stabilire un pochino i programmi societari. Chiaro che se arriva un'offerta da qualche categoria superiore sarei il primo ad essere contento, ma come sarebbero contenti tutti gli amici di Gaeta e della società di Gaeta, e penso anche qui a Fondi. Certo, ma se dovessi restare a Gaeta, questa squadra verrà confermata secondo te oppure dovrà essere ritoccata in base chiaramente ai progetti societari? Da allenatore ti direi di volerla sicuramente riconfermare, perché quest'anno è andata molto bene.
però ci sono altri motivi come budget e motivi vari per cui bisognerà vedere che intenzioni ha la società. Quindi c'è solo da aspettare la tempistica per queste cose, è fine luglio oppure è ancora. No, 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 dobbiamo nel più breve tempo possibile cercare di concretizzare tutto ciò. Siamo stati anche a vedere determinate Summer League con il responsabile di Gaeta, un dirigente di Gaeta e stiamo già muovendoci. È chiaro che stiamo facendo una serie di valutazioni che poi in base al budget porteremo avanti. D'accordo, allora appuntamento a fra un po' di tempo per tornare a parlare di basket con te. Grazie.